Buonasera e benvenuti alla puntata numero 12 di Basket On Air. Intanto il primo saluto lo faccio al nostro regista Roberto Porcelli, saluto anche i tecnici che ci stanno seguendo alla sede di Caro TV a Rimini. Questa sera una prima parte tutta dedicata alla 1 e una seconda parte tutta dedicata alla 2 con alcuni collegamenti motivati, ma dopo ve lo spiegherà Francesco Livorti, anche dalle feste natalizie. Prima di andare con risultati e classifiche, la presentazione in studio degli ospiti, il mio amico recente, ma è una persona che cito spesso, Stefano Ballotta, ovvero Piri Numbers, è un fenomeno dei social, in particolare in questo caso bolognesi, degli ultimi anni. Stefano, volevo che tu intanto spiegassi perché Piri Numbers, poi abbiamo tutta la sera per poter raccontare di te, dei tuoi approfondimenti virtusini, degli approfondimenti Eurolega, eccetera. Intanto Milano sta stravincendo. Stravincendo? Sì. Peccato, vuol dire che arriva ancora il Maccabi, arriva venerdì, che non ha ancora vinto una volta, sì. Non ha ancora vinto una volta in trasferta. È vero. Perché Piri? Allora, innanzitutto perché questa attività di statistiche? Allora, tutto è iniziato, vi ricordate un Virtus Cremona di novembre di 2 anni fa, con la Cremona che vinse 95-92 a Bologna, parliamo della Virtus di Djordjevic. Sì. E il poeta fece il suo massimo, mi pare 33 punti o qualcosa del genere. In quell'occasione, una sconfitta molto amara, il pubblico insomma era anche... E cominciò nei social tutta una serie di discussioni e la cosa che veniva di più cavalcata era: ci serve un tiratore a 3 punti, abbiamo perso questa partita. Io andavo, vado sempre a vedere le statistiche, avevano tirato col 53% da 3 punti. Allora mi sono detto qui, cioè, gente, questa... cosa dice? No, ecco, mi sono detto, allora innanzitutto il tiro da 3 punti probabilmente è, emozionalmente, quando vedi più quello che segna l'avversario e dal tuo punto di vista vedi quello che sbagli, quindi c'è questo aspetto, certo, emotivo, certo. Per cui da lì mi sono detto, aspetta, facciamo questa cosa. E l'hai fatta, ma perché Piri? Allora, Piri perché Piriti era un nome che mi dava mio nonno, povero nonno, che mi chiamava così, non chiedermi perché, e quindi dovendo mettere un nickname che non siamo, fosse il mio nome. Siamo sfociati a Piri Numbers. Siamo sfociati. Che è una cosa che potrebbe succedere in qualunque piazza d'Italia, anche in quelle di A2 che affrontiamo. Noi abbiamo, come sai, 2 piazze di A1, Reggio e Bologna, e 6 di A2, compresa ovviamente la Fortitudo. Francesco Livorti è pronto per riassumere la giornata, anche perché fra poco ci sarà il primo collegamento che sarà dedicato anche a un pezzo del passato di Virtus. Intanto un saluto a tutti, ti aggiorno anche che è finito il secondo quarto tra Milano e Maccabi Tel Aviv, 40-32 il punteggio. Quindi non è così dopo detto. I primi okay. 20 okay. minuti. Partiamo con il risultato della decima giornata giocata questo weekend, con Venezia che ha superato Brescia di 3 lunghezze, 82-79, l'ottima vittoria di Napoli tra le mura amiche contro Trento, 69-58, Tortona incredibilmente perde contro Sassari che riscatta la debacle casalinga dello scorso fine settimana con Milano, vincendo 79-82, vince facilmente l'Olimpia contro Reggio Emilia del nuovo allenatore, 81-63, Pesaro vince nettamente contro Varese, una gara spettacolare ancora una volta per Peggio Metis, ma ancora una volta i 2 punti vanno alla squadra avversaria, 101-93 finisce la Vitifrigo Arena. Treviso perde contro Verona, sangue amarissimo alla Nutri Bullet, 77-79 risultato finale. La Virtus perde, e poi ne parleremo tra pochissimo, una prima partita in campionato contro la neopromossa Scafatti, 77-84. Trieste perde contro l'Epi Casa Brindisi 66-83, per una classifica che vede quindi 2 squadre al comando, la Virtus Bologna e l'Olimpia Milano a quota 18 punti. Si ferma anche la corsa di Tortona, dicevamo, a 14, Trento, Pesaro e Varese a 12, Varese dopo 5 vittorie di fila lo stop con la Virtus l'ha un attimo tramortita, non a caso ha perso anche la partita che abbiamo appena descritto, Brindisi a quota 10 così come Venezia e Brescia, queste 2 squadre piano piano stanno risalendo la classifica chi per un motivo chi per l'altro, Sassari a quota 8 punti così come Napoli e Scafati, ripeto la Virtus ne sa qualcosa, 6 punti per Trieste e Verona,
Per quello che riguarda gli ultimi due posti in classifica sono occupati da Reggio Emilia e Treviso a quota 4 punti, ma se per Reggio qualcosa in panchina è cambiato, magari potrebbe cambiare a breve anche per Nutribullet Treviso, che continua a faticare. Facciamo un passo indietro, ci spostiamo alla 12ª giornata del campionato di Serie A2 Old World West Girone Rosso, con l'ottima vittoria di Cento sul campo di Mantova 66-81, complimenti alla Tramica che ha conquistato la prima storica qualificazione alla Coppa Italia. Chieti perde 88-98 con Nardò, Rimini vince ed è diciamo in un momento positivo la Riviera Banca Basket Rimini, e tra poco ne parleremo, contro Ravenna. Il derby finisce 82-72 tra le mura amiche della squadra biancorossa. Vince anche la Fortitudo contro la ex capolista solitaria Pistoia 75-67. Sesta vittoria di fila per la F al Paladozza. Il campo amico è un fortino, la trasferta, insomma, dopo evidenzieremo anche questo aspetto. San Severo, in una partita a punteggio bassissimo, vince in due lunghezze 55-53 contro Cividale. Chiusi Ferrara 69-75. Udine perde a sorpresa in casa contro Forlì 81-92. Avremo di che parlare dell'Unieuro, lo faremo dopo, anche perché si tratta di un'altra squadra che ha conquistato l'accesso alla Coppa Italia. Ci sono dunque tre squadre a quota 18 punti, tre capoliste per la classifica di Serie A2 Girone Rosso: Forlì, Cento e Pistoia. Segue Udine a 16 punti, la panchina di Boniccioli comincia a traballare, chissà, intanto probabilmente arriverà Alessandro Gentile tra le file dell'Apo e Duel West, Cividale e la Fortitudo a quota 14, Nardò e Ferrara a 12, San Severo, Rimini e Mantova a 10 punti, a 8 c'è Chiusi, chiudono i due finali di coda Chieti e Ravenna. Molto bene, grazie Francesco, chiedo solo alla regia se è già presente il nostro primo ospite. Non ancora, lo aspettiamo, aspettiamo Sandro Crovetti, e nel frattempo andiamo, a proposito dello smontaggio di una tesi rispetto alla doppia sconfitta, alla sconfitta, scusami, rovinosa di Eurolega, al doppio impegno di questa settimana. Parlo ovviamente della Virtus e della sconfitta al Pireo, a cui ha fatto seguito quella con Scafatti, a una tua lettura. Tu hai guardato i minuti in cui Mom JT è rimasto in campo, ne parlavamo anche oggi al telefono. Sì. E hai scoperto che con JT la squadra è stata più produttiva che senza JT. Oh, ricordo giusto il tuo... Sì, ricordi giusto. Allora, JT ha commesso due falli nei primi 2 minuti e mezzo, sì, ed è stato sostituito. In quei 2 minuti e mezzo l'Olimpiakos ha tirato 3 su 4 da 3 punti, null'altro. Sì. È rientrato in campo, quindi è uscito sul meno 9, è rientrato in campo all'inizio del terzo quarto, mi pare sul meno 24, 61-48, meno 23. Allora, a quel punto JT ha giocato tutto il terzo quarto, tranne gli ultimi 30 secondi, e in quel periodo il parziale è stato 20-18. Uscito, quindi, meno 9, uscito sul meno 11 a quel punto, come suo, chiamiamolo, plus minus in campo, la partita è finita 117-71, la conclusione è che quando JT era in campo la squadra ha perso di 11, quando JT era fuori la squadra ha perso di 35. Questo è il quadro. Questo è il quadro. Da lì, visto che c'è la caccia JT, da lì bisogna comunque fare un ragionamento, perché poi i commenti sono tutti JT non è all'altezza, gli mangiano in testa, quando c'è lui banchettano sotto canestro. I numeri dicono cose diverse, ma l'hanno anche detto nelle partite precedenti. Chiaro, JT era venuto qua per fare il secondo lungo, 4 anni fa Torino era addirittura certo, il quarto o il quinto lungo. Però quello che è secondo me la caccia all'uomo che c'è in questo momento su JT assolutamente non ha un senso, non diciamo, ha un senso, statistico. Non ha un senso né statistico, numerico, né statistico, né, cioè io continuo a dire, io non ricordo una partita dove la Virtus sia stata messa sotto dai lunghi avversari. Cioè, questo anche, c'è questo aspetto, noi dobbiamo vedere il discorso come reparto, perché la Virtus ancora oggi non ha, secondo me, una identità sua. Okay? Non è in grado di imporre un'identità, si adatta sempre agli avversari, e tutte le volte c'è un protagonista diverso, c'è JT,
poi c'è la partita dopo è Mickey, poi la partita dopo sarà Schengelia. Questa è la Virtus di adesso, non so se da qui a fine dell'anno, però è un discorso che deve riguardare tutto il reparto lunghi, non deve essere concentrato su JT. Assolutamente corretto. Non so se Francesco abbia avuto occasione ieri sera di seguire quella diretta del Bagno Fantini in cui c'era Sergio Scariolo, di cui peraltro abbiamo un servizio di un paio di minuti. Scariolo ha detto qualcosa di particolare, adesso lo sentiamo. Allora, ovviamente era una non è andato su tanto di quest'estate con un ottimo successo con la Spagna vincendo l'Europeo, ha parlato un po' della Virtus, ma in generale spiegando un attimo che la stagione sarà complicata, visto il doppio impegno, certamente non si è addentrato in argomenti così tanto delicati come la prima sconfitta in campionato con Scafati e i 46 punti subiti venerdì contro l'Olympiacos. Ha fatto un quadro generale, ripeto, era una chiacchierata più che altro da amici rispetto alla nostra attività da giornalisti, dunque okay. Non si è esposto. Resta il fatto che ha ribadito come lui ha fatto diversi errori, ma la Virtus è in fase di costruzione e credo che la Virtus si divertirà tanto proprio anche con coach Scariolo. Non ho capito la regia, se abbiamo pronto il collegamento o se è pronto... Ecco, il collegamento è pronto? Sandro Corretti? Bene, perfetto. Ci sei, Sandro? No. Pronto? Mi sentite? Ti sentiamo forte e chiaro. Buonasera a te, intanto. Perfetto. Il signore che è collegato con noi è un amico, intanto, è un collega, ha cominciato da giornalista, ha sviluppato la sua carriera prima nella sua piazza che è Reggio Emilia e poi dopo in Lega Basket, di cui è stato coordinatore responsabile, una sorta di segretario generale, si chiamava comunque come ho detto, ma il suo ruolo era piuttosto importante, è stato anche vicecommissario, fonte io che c'ero, il vice di Roberto Lievi. Quando ci fu il commissariamento della Lega, poi ha svolto la sua figura di manager in giro per l'Italia, nelle piazze in cui è stato c'è anche Bologna e c'è la Virtus e c'è via d'Arcoveggio. Prima di parlare un po' in generale di basket, Sandro, e anche di Virtus ovviamente, ti chiedo qual è la situazione di Reggio, perché di solito i cambi di allenatore diciamo generano uno scossone, una ripresa, un tentativo di uscire fuori dal guado. Reggio ha perso male obiettivamente la sua gara domenica. È un encefalogramma piatto quello che mostra la squadra o hai notato qualche cosa di positivo? Ma dunque, Reggio è in una situazione molto ma molto critica. Io sono andato a vedere un po' tutte le partite sia di campionato che di Coppa, perché stanno giocando anche la Champions League della FIBA dopo essere andati in finale l'anno scorso nell'Europa Cup della FIBA, e quindi mi sono fatto veramente l'idea che questa squadra purtroppo manca di una chimica tecnica che in modo molto, molto chiaro e molto notevole. Allora, quando si fa una squadra, in luglio, agosto, i primi di settembre e così via, si va sul mercato, si fa quello che principalmente vuole l'allenatore, compatibilmente con quello che è il budget, la proprietà. Certo. Questo è stato il mio mestiere. Poi c'è una cosa che nessuno, neanche Los Angeles Lakers o che ne so, l'Efes Pilsen che ha vinto già due volte di fila l'Eurolega, va a comprare in farmacia, che è la chimica. Che cos'è la chimica? È quello che succede nello spogliatoio, da due punti di vista. Uno è il punto di vista umano e l'altro è il punto di vista tecnico. Ecco, diciamo che in questo lavoro che sicuramente Max Menetti, che vorrei ricordarlo, è quello che ha fatto i migliori risultati a Reggio di tutti i tempi con due finali scudetto, una persa a Sassari per un tiro di Cinciarini, che se no per la prima volta Reggio sarebbe stata campione d'Italia, più anche altre vittorie, Supercoppa e così via. Ecco, è tornato qui con un contratto, con un programma, un 2+1 e così via, e quindi ha cercato di fare le cose al meglio possibile insieme ai dirigenti e alla proprietà della società. Ecco, purtroppo è andato tutto male, questa è la verità, e evidentemente sono accaduti dei fatti imponderabili nel mettere insieme questi giocatori che si credeva potessero andare assolutamente bene per fare un grande campionato, e invece non è così. Che cosa dobbiamo dire a Messina,
che con Milano sta perdendo sempre in Eurolega e ultimo, e il programma era di arrivare nella Final Four e provare a vincere la Coppa dopo tanto tempo. È così, non certo. È che Messina improvvisamente non è più capace di allenare. Poi è chiaro che con lo squadrone lì, che sono due squadre, in Italia fino adesso è primo con la Virtus, che hanno perso una partita sola, ma stiamo parlando di operazioni, di campionati, di budget che sono assolutamente fuori dal comune rispetto alle altre 14 società nella nostra Lega. Che cosa capita quindi? Inevitabilmente Menetti purtroppo si prende il secondo esonero nel 2022 dopo quello di Treviso e arriva chi? Sacripanti? Mi dicono di no, perché Sacripanti con Dalla Salda ha avuto un problema proprio alla Virtus Bologna, è stato esonerato e quindi essendo l'allenatore italiano in questo momento più importante per poter fare un'operazione, poi c'era Sacco, poi c'era Esposito, Pianigiani mi dicono che non allena più, è a Roma che fa altre cose, questi erano un po' gli italiani liberi più sì. Attendibili, e quindi la società va sul mercato estero. Ci va come? Con Ivan Zorowski. Chi è Ivan Zorowski? Ivan Zorowski è un giocatore che io conosco bene perché arrivò a Montegranaro dopo due anni che feci lì, e ora è un agente che nella società di Reggio a Reuvers e a Nîmes, cioè a suoi due giocatori, e dice: ma io ho Sakota, ho Dragan Sakota libera. Chi è Dragan Sakota? È un allenatore di 70 anni che ha fatto una carriera un po' dappertutto, in Spagna, in Grecia, è un serbo, è ovviamente nella vecchia Jugoslavia e così via, è stato anche un giocatore, e anche suo figlio Dusan è stato giocatore proprio anche in Italia, a Varese e in altri posti, e quindi insomma è un uomo che conosce molto bene anche il nostro campionato, e è stato alla Fortitudo tra l'altro un anno e mezzo, è poi sostituito da Pancotto, ma poi la squadra retrocesse, l'altra volta venne lui, saltò in corsa e arrivano ottavi, e quindi anche l'anno scorso è stato a Saragozza e l'ha salvata a metà stagione, quindi è uno abituato a salire in corsa, diciamo un Kaya serbo, ecco, okay. È descritto così, è arrivato venerdì, ha fatto il primo allenamento, poi ha giocato a Milano senza Cinciarini. Ieri è arrivato questo 23enne guardia americana, Nimbolt, che è un figlio d'arte, sia addirittura il padre che il nonno facevano altro sport, football e compagnia, e quindi per la prima volta viene in Europa. Inoltre Sakota si è riservato in queste due o tre settimane, domenica giocano con Venezia, mercoledì successivo, il 21, una partita decisiva contro Bonn per provare a passare alla seconda fase della Coppa della Champions League, la fase dei play-in, cioè dell'eliminazione diretta, non quella dei gironi, dove va solo la prima e poi andrà chi vince il play-in. E quindi in definitiva io credo che poi interverrà anche nel settore dei lunghi, dove ci sono dei grossi problemi, però qui è importante rifare il gruppo, ridare fiducia. Io ho vissuto situazioni del genere nella mia carriera, ricordo una Ferrara, la decima giornata avevo 6 punti, poi ho fatto un colpo pazzesco, ho preso la Rey da Roma, che in quel momento aveva litigato con Repesa, prendeva $100.000 al mese, $1.000.000, insomma riuscimmo dopo 3 giorni e 3 notti di trattative stressantissime a portarlo a Ferrara a $50.000 al mese per 5 mesi, cifra mostruosa per noi. E eravamo al primo anno di A1 e siamo arrivati ottavi a pari merito con Pesaro e Varese con 28 punti, cioè vinciamo 22 partite con lui, andando tra l'altro a Roma contro Repesa a massacrarlo con Rey. E Rey faceva segnare tutti, Allegretti, tutti quanti, Zanello, una roba pazzesca. Ecco, è un colpo così. Non è facile, perché Reggio ha 4 punti insieme a Treviso e ne devono trovare altre due. Hanno perso in casa sia con Verona che con Trieste, quindi sono due brutti 0-1. Scafati è là che va e secondo me si toglierà dall'impaccio, sì, della retrocessione, sì. Quindi insomma bisogna alzarsi le scarpe. Ti fermo un attimo perché per passare fra poco a parlare di Virtus, poi parleremo anche di Nazionale e di altre faccende, volevo introdurci con una cosa che ha catturato il nostro Francesco Livolti ieri sera da una chiacchierata del bagno Fantini con il nostro amico e tuo conterraneo Lorenzo Dallari, presente Sergio Scariolo. Non sono dichiarazioni sensazionali, ma le proponiamo a chi non le ha sentite ieri sera. Perfetto. Amici sportivi e non sportivi, no. Buonasera. Scusa regia, ti ho anticipato una cosa, il contenuto che riguarda Sergio Scariolo non è questo, ma è quello con i quattro, è il servizio con i quattro, diciamo, collegati.
Anche perché è una diretta Facebook, quindi si... Esatto, è una diretta Facebook ed è una diretta, diciamo, social classicissima da Zoom o da qualcosa del genere. In una stagione molto dura, con questa partecipazione all'Eurolega, che è ovviamente bellissima, molto stimolante, però anche molto dura, perché richiede un dispendio di energie fisiche, nervose. Diciamo che era un po' quello che volevamo. Abbiamo sicuramente capito che razza di sforzo, di impegno comporti. Bisogna essere veramente sul pezzo, non solo ogni partita, ma anche ogni momento di ogni partita. Ci sono avversari fortissimi. Abbiamo fatto anche delle grandi vittorie. Dobbiamo trovare un po' di continuità. Purtroppo non stiamo avendo neanche quest'anno una grande fortuna con le condizioni fisiche della squadra. Io penso che al completo abbiamo dimostrato di poter essere una squadra competitiva. Speriamo di ritornarci presto e nel frattempo di reggere questo doppio impegno, in cui molte volte giocare meno di 48 ore dopo un grandissimo sforzo in Eurolega comporta un ulteriore sforzo in campionato. Fino all'altro giorno, cioè fino a ieri, c'era andata sempre bene. Abbiamo perso una partita che sicuramente non ci è piaciuto perdere, però sappiamo che le sconfitte fanno parte di una stagione. L'importante è mantenere una certa coesione, una certa serietà, un certo equilibrio, una certa capacità di analisi, non farsi prendere ovviamente non dal panico, ma neanche dall'emotività che ti può magari far fare delle considerazioni sbagliate sull'onda di qualche delusione. Sapevamo che sarebbe stata molto dura, c'è una necessità di competere a un livello altissimo, e sappiamo che il nostro lavoro in questo senso è cominciato da poco. Sappiamo anche quali sono i passi che dovremo dare nel prossimo futuro, nel futuro a medio termine, però allo stesso tempo vogliamo competere nel presente, e ogni partita che ci si presenta davanti giocarla con prepararci bene e competere, giocarla con la massima con il massimo impegno e col massimo rispetto di ovviamente tutti i nostri tifosi, che ci sostengono in una maniera fantastica, e naturalmente ovviamente anche dell'impegno della società, della proprietà, del management che sono con noi in questo cammino, ripeto, molto affascinante, molto stimolante, ma anche onestamente molto duro. Intanto segnalo a Sandro e a tutti quelli che ci stanno seguendo che l'Olympiakos ha dato 27 punti al Fener al Peace and Friendship Arena del Pireo, posto che abbiamo frequentato anche, mi pare, anche assieme a Sandro in più di un'occasione. Ci giocò una finale anche la Benetton contro Limoges, sì. Ero presente proprio al mio periodo in Lega Pallacanestro con Sandro, diciamo, come responsabile sopra di me. Allora, cercherò di dire cose ovvie e sensate. Ti presento la persona, non so se hai visto all'inizio, che abbiamo in studio, che è uno statistico virtusino, un appassionato, uno statistico, non è un collega, ma fa un ottimo lavoro sul piano delle cifre. Ed è un fenomeno classico da social, benché non abbia l'età da social, si vede che Stefano non ha l'età da social, come non l'abbiamo noi, ce l'ha Francesco, non ce l'ha Stefano. Io non sono così convinto sinceramente che il roster di base della Virtus sia per forza da inserire fra le prime otto. Secondo me molte cose devono combinarsi perché questo succeda, ma non è una critica a Massimo Zanetti, a Luca Baraldi o a Sergio Scariolo, è una fotografia. Sono stati fatti investimenti importantissimi, probabilmente per avere la certezza di entrare fra le prime otto occorreva ancora qualcosa di più. E aggiungo, sei convinto, come Scarola ha detto una settimana fa, che comunque in un modo o nell'altro nella prossima Eurolega la Virtus ci sia? Beh, io credo, se non sbaglio, che abbia avuto l'ok per due stagioni. Non mi pare che sia così formalmente. Sostanzialmente può essere successo e può succedere. Formalmente si è sempre detto che devi giocartela
arrivando nei quarti. C'è stato un incontro. Ci sono stati più incontri. Con Bodiroga. Non c'è niente di ufficiale. Questa cosa può essere anche un mormorio, eh. Prego, Sandro. No, ma è dai tempi di quando c'era Giorgio Bertomeu, che adesso non c'è più, c'è Bodiroga e compagnia. Ricordo che Bertomeu era nel 1991 insieme a Portela, Vendrell, De Micheli, Sporelli e io, quando è nata l'ULEB. Sì, certo. Insomma, che volevano la Virtus dentro l'Eurolega. Certo. Perché una sola società italiana era troppo poco, ed è chiaro che l'altra società prestigiosa con una grande proprietà come quella di oggi, della Virtus, appunto, non volevano che mancasse. Io credo che faranno molti sforzi per fare in modo che la Virtus faccia anche, certo che se arriva ultima o penultima è dura, ecco, sarebbe veramente un dispiacere, però l'anno scorso si è qualificata vincendo la Coppa, ci sono sempre ancora, se non sbaglio, le wild card, no? Certo, questo è assolutamente una cosa possibile. E quanto al contenuto tecnico, poi sentiamo su questo anche Stefano, tu sei convinto che questo roster possa arrivare fra le prime otto? Perché mi pare che ci siano squadre che abbiano visto lievitare il proprio rendimento notevolmente quest'anno rispetto all'anno scorso. Cito il Monaco come primo esempio, qualcuno è calato, sì, no, chiaramente. Sì. Beh, prego, questo, prego. Questo non è, no, no, ritengo che non sia facile arrivare tra le prime otto. Poi che possono fare qualche altro ritocco, che qualche infortunato importante che fuori, come ha detto appunto Scariolo, rientri, che cambi qualche rendimento, cioè tutto è possibile. Ecco, devo dire che vedo meglio la Virtus di Milano in questo momento. Milano ha una crisi secondo me importante. Certo che la sconfitta di Atene è stata pesantissima e purtroppo anche la reazione in Italia con la sconfitta interna con Scafati è stata abbastanza sorprendente. Seppur Scafati con l'arrivo di Caglia ha preso che abbia cambiato pelle, certo. Però non c'è paragone, ecco. No, chiaro. Però comunque è accaduto, può accadere, un momento di shock, forse sono entrati in campo sicuri di vincere, erano un po' molli, ti dirò che anche ieri ho visto Milano-Reggio, insomma non è che Milano sì, non è che ha fatto salute, un grande sforzo, certo, per battere questa Reggio, però insomma anche lì mancavano un po' di giocatori. Quando Reggio nel primo quarto è arrivato a un punto, Messina era già giustamente molto agitato. Cioè è chiaro che ci sono delle tensioni derivanti da non risultati che sono importanti e queste non agevolano chiaramente. Ettore ha un carattere diverso da Sergio. Io Ettore ero lì quando arrivò alla Virtus, che l'avvocato disse è arrivato questo ragazzo qua da Zorzi, da Mestre, come sapete, e Sergio ho visto quando aveva 29 anni che sostituì di Bianchini quando vinse il secondo scudetto, certo, della Scavolini, quindi insomma li conosco bene, ogni tanto ci sentiamo. Non hanno mica un lavoretto facile da fare, no, con i budget, no, no. che hanno abbastanza impegnativo. Ma volevo sentire Stefano sul tema dell'ingresso dell'accesso nelle prime otto. Allora, io ho un'idea precisa sin dall'inizio, che arrivare nelle prime otto è un'impresa. Ok. Un'impresa perché? Perché anche i numeri lo dicono, visto che parliamo di numeri. Da quando c'è la serie a girone unico è riuscito a una sola squadra, che è il Khimki, di arrivare nelle prime otto. Vero. È arrivato ottava e c'erano 16 squadre, oggi ha 18 squadre, l'anno scorso il Monaco in effetti si è qualificato ottava, ma di squadre ne erano rimaste 15, certo, perché le tre russe che sono state escluse erano tutte e tre davanti al Monaco, che peraltro ha avuto anche la fortuna, perché ad esempio il Fener, se ricordo bene, aveva vinto tutte le partite con le russe, quindi azzerando tutti i risultati è stata la più sfavorita. Però ripeto, è un'impresa e lo dicono i numeri, perché comunque sei una neopromossa. È verissimo. Sei una neopromossa e lo paghi queste cose. Torno un attimo da Sandro, perché lui ha l'esperienza e la conoscenza dell'ambiente per giudicare l'operato di Gianni Petrucci, di Gianmarco Pozzecco, la trattativa con Banchero. Non so se conosca personalmente Salvatore Trainotti, che è andato col Poz negli Stati Uniti. Spero di avere Salvatore ospite in una delle prossime puntate, perché mi interessa questa figura di un dirigente che arriva da Trento, che non era una piazza cestistica, ai nostri tempi non era assolutamente una piazza cestistica a Trento, lo è diventato negli ultimi 10-15 anni, abbiamo visto la Letta Francesco alla classifica prima. Allora, giudichi l'operazione Banchero così da lontano possibile o è un bel colpo ad effetto su cui stanno provando a montare un po' di panne, ragazzi? Allora, intanto Salvatore Trainotti per la federazione è un grande acquisto. Io lo stimo moltissimo, perché quello che lui ha costruito da zero a Trento è clamoroso.
da 0 a 2 ha portato 30 alla Serie A, è clamoroso, poi è una persona serissima, un grande professionista, non è di quelli che vogliono fare i fenomeni, che si mettono tanto in mostra, e chiaramente questo con la personalità di Petrucci va bene, e poi non parliamo di, e poi Pozzecco ancora peggio, certo. Quindi voglio dire, è lì che lavora con due soggettini, insomma, che li conosciamo bene. L'operazione Banchero, secondo me, è possibile. Insomma, questo ragazzo alla fine ci ha tenuto a prendere la nazionalità italiana, appunto, per quello che erano i trascorsi dei suoi parenti e così via. Sta facendo benissimo, come abbiamo visto anche nelle ultime partite, e quindi sarebbe un'aggiunta molto importante nella nazionale. E aggiungo, sono felicissimo del grande e, diciamo, anche un po' tra virgolette sorprendente rendimento di Simone Fontecchio. Vero. Che è un giocatore che proviene, abbiamo tirato su in quegli anni anche all'inizio, proprio alla Virtus Bologna, certo. Che io certo. Conosco molto bene, è un ragazzo eccellente, e devo dire che finché stava qui, è stata a Reggio, poi è andata a Cremona e così via, finché non è andato all'estero, insomma, Fontecchio, sì, un bel fisico, non era continuo, il figlio della Manu Pomiglio e via a destra e a sinistra, del quattrocentista, di suo papà, però dopo è andato all'estero, ha sfondato, e addirittura questo contratto dell'NBA è stato un colpo clamoroso, e sta giocando bene anche lui, molto. Sta avendo un ottimo rendimento. Sì, sì. Quindi la nostra nazionale, che si è qualificata con una squadra dove mancavano dei giocatori estremamente importanti, come sappiamo, ed è stata brava a qualificarsi e così via, alla prossima competizione, potendo avere questi giocatori, penso che possa fare un grande salto di qualità, soprattutto perché questi giocatori si stanno abituando e sono a un livello, al massimo livello, cioè all'NBA. Correttissimo. Volevo fare una domanda. Questa ricerca di convincere Banchero, secondo lei non va un po' ad abbassare l'autostima del resto del gruppo della Nazionale? Un gruppo che comunque è arrivato quinto all'Olimpiade, cioè, questa, voglio dire, non, cosa ne pensi? La domanda è chiara. Vai, no, io non la vedo così. Se posso avere un giocatore più forte, se posso rinforzare la squadra, anche gli altri giocatori capiranno. Poi è chiaro che qualcuno starà a casa. Prenderà il montaggio, certo, starà a casa. Questo è scontato. Però noi dobbiamo cercare di mettere in campo la miglior formazione possibile. Insomma, ragazzi, qui stiamo soffrendo che vediamo il Marocco in semifinale e noi non siamo nel calcio tra i migliori del mondo. Non è simpatico. Quindi, se possiamo mettere la formazione migliore possibile, Banchero è un'aggiunta importante, come ben sappiamo, facciamola. Allora, il finale di Sandro lo dedichiamo a un comune amico col quale io sono stato in rapporto frequentissimo negli ultimi 2 mesi. L'amico è Dan Peterson. Sandro ci ha mandato 2 fotografie carinissime del suo passato, del passato di Dan, che fra un attimo sono le foto 16-17, la regia, poi ce n'è una anche mia. Qui c'è Sandro sullo sfondo, panchina delle Cantine Riunite Reggio, col coach Dado Lombardi e con Dan Peterson, e poi ce n'è un'altra, le commentiamo assieme. Eccola qua, qui siete in uno studio radiofonico, Sandro, vero? Allora, quella dello studio radiofonico che è Radio Reggio, di cui io ero proprietario e direttore dall'80 all'85, è del 1982, e conducevo una trasmissione insieme al radiocronista del basket di quel tempo, Paolo Tedeschi, che si chiamava Safari Caccia al Personaggio. Il senso era portare in studio, venne anche Orietta Berti, Batanicchi, insomma, tanto per dire gli altri nomi, un personaggio di altissimo livello. Allora io e Tedeschi siamo andati a Milano, abbiamo preso appuntamento con Dan, nella sede non eravamo nessuno noi, perché ecco, pensate che in quel momento il basket reggiano era in Serie B, venne su dopo, ecco, con Zappi. E quindi siamo andati là, nella sede, lui ci ha accolto nella famosa sala dei trofei dell'Olimpia Milano, un'emozione incredibile. E Dan, tu lo hai conosciuto, a poche balle, cosa avete bisogno? Vorremmo che venisse a fare una trasmissione così a Radio Reggio Emilia. Chiaramente lui, insomma, come sai, insomma, giustamente... Chiede dei soldi, certo. Vuole un compenso, allora 100.000 lire, benissimo, più le spese avanti dentro treno, sì, taxi dalla stazione alla sede della radio, perfetto, abbiamo fatto tutto, è stata una cosa eccezionale. Poi ha ripreso il treno, è tornato là, il giorno dopo allenava a Milano, ecco, certo. Perché Dani, questo, la foto successiva è di 3 anni dopo, dell'85,
perché nell'84 il presidente dell'allora Prandi mi chiama e io entro nel basket nella stagione 84-85 a fare ufficio stampa, pubbliche relazioni appunto della Cantine Riunite a Reggio Emilia, che era in Serie A, e lì Peterson e Lombardi che stanno chiacchierando, io sono là dietro con Lombardi che dice che non ha mai vinto contro Peterson, lui lo chiamava Peterson, un po' anche per dire, perché insomma, Lombardi usava delle tattiche pazzesche che io non ho mai visto. Lombardi diceva anche Sani Becerovic, mi ricordo perfettamente, si chiama. Ma sì, lui era così, sì. Pensate che lui nella riunione, nell'allenamento del sabato mattina, spiegava come erano gli arbitri. Vito Le Duranti allenano così, arbitrano così, Bianchi Cagnazzo così, ma chi l'ha mai fatto? Ma cioè, chi lo dava? Com'era, dove gli arbitri, lui non aveva sempre un rapporto fantastico, però era un accidente di questo tipo qua, e quindi personaggi eccezionali. Mi farà piacere, io martedì sarò alla presentazione del tuo libro con Dan, appunto alla Sala Borsa, che è un grande, bellissimo evento, e ti faccio i complimenti. Grazie. E gli porterò a ricordo queste due foto, perché Dan veramente se lo merita, che compie, mi sembra, 87 anni a gennaio, ecco, esatto, è ancora lì che la racconta. Ecco, esattamente. A me mi chiama zio, perché la mia mail, come sai, contiene uno zio all'interno, e quindi io per lui sono lo zio. Volevo far vedere una foto di Dan, dopo spiego che cos'è questo libro, una foto di Dan che è un inedito, caro Francesco. Peterson che tira con un ottimo stile di tiro, un'ottima compostezza. Piazza Zarita. Esattamente, in Piazza Zarita. E questo è un Peterson tiratore che credo che non abbiate mai visto la foto, è del preparatore atletico della Virtus di allora, che era Giorgio Moro. Prego, Sandro. No, è una foto incredibile, rarissima, pensare che Dan pure tirava i tiri liberi. Esattamente, è incredibile. Allora, il libro sostanzialmente si chiama La mia Virtus, lo scrive Dan Peterson, che diciamo io l'ho aiutato a sistemare pensieri espressi su Facebook. Una cosa è scrivere su Facebook, una cosa è scrivere un libro, l'abbiamo in qualche modo sistemato assieme, ma le idee sono tutte sue, i contributi sono tutti suoi. Io mi sono limitato a fargli la spalla ed è stata una bellissima esperienza, veramente. L'avevamo già avuto in Lega Pallacanestro, se ricorderai, che ci fece da consulente per l'immagine, e mi ricordo che sulla foto di una brochure che facemmo, quella plastificata, anche piuttosto bella, certo. Lui ci disse, ed eravamo, se non ricordo male, nel tuo ufficio, lui ci disse: mostrare sempre foto di pubblico pieno, muro di gente. Vero. Questo è il suo credo, assolutamente. Lo vediamo martedì a 18 in Sala Borsa. Sì, esatto. E poi faceva la spalla telecronista, perché esatto, quando facciamo il mega contratto con De Michelis da 10 miliardi all'anno per 5 anni, 50 miliardi, una cosa fuori dal mondo, la Rai ci disse: beh, almeno la spalla pagatela voi. E allora Dan, e poi dopo abbiamo, dopo Luton Allenarda, mangiare Birgit Nielsen, insomma, ne abbiamo fatti un po' di tutti i colori. È così, un abbraccio a Sandro, che rivedo martedì. Io mi sono divertito molto a fare sta chiacchierata in televisione, spero, certo, anche lui. Ciao, grazie, ci Sandro. Sarò anch'io. Ciao, un ciao. Saluto al nostro comune amico che non c'è più, che faceva tanto per il basket, Reggiano e non solo, che si chiama Ercole Spallanzani. Ciao, Sandro. Certo, un saluto a Ercole. Allora, siamo tornati in studio, ho trascurato un po' Francesco, perché vorrei che prima di partire con la giostra dei collegamenti e con salutando diciamo fra poco l'ospite, volevo che lui esprimesse una curiosità a Stefano. Ma sai perché? Perché effettivamente in mezzo a un gruppo di gente che tifa per una squadra si sviluppano diciamo le tendenze ideologiche più strane. Cioè, ci vuole un tiratore? No, ci vuole un lungo. E nessuno va a vedere effettivamente l'incidenza pratica di una tipologia di giocatore piuttosto che un'altra in una squadra. Hai qualcosa da chiedere a Stefano sul tema? Beh, proprio questo, assolutamente. Si dice che la Virtus sia alla ricerca di qualcuno. È logico capire che serve, ma in che ruolo? Se un tiratore oppure sotto canestro? Perché anche questa cosa di JT, molti tifosi della Virtus, sento le voci in città, l'hanno trascurato come concetto, anzi puntano un dito proprio contro il francese rispetto magari a Baco o alla Virtus, che aveva pensato nell'ideologia inizio stagione Michi da 5 e Schengen da 4. Cosa possibile a questa Virtus, detto che adesso c'è il primo back to back interno, il terzo della stagione, sia contro Alba a Berlino domani, una squadra che è in netta crisi, altro che Milano, altro che la Virtus con 9 KO di fila, e poi arriva venerdì sempre alla Segafredo Arena il Maccabi Tel Aviv. A proposito del Maccabi, Milano sta conducendo 57-49 della Virtus. Dobbiamo dire che domani sarà il giorno
Aridosto la palla 2 è decisivo per capire l'impiego di Cordinier e Paiola, indisponibili Menalo, Ogileye e Abbas. A proposito quindi di Ogileye, serve un esterno come lui, tiratore, oppure uno che lotta sotto canestro, anche perché l'Eurolega è molto fisica, chiedono. Prima di salutarci risponde Stefano Ballo. Niente, allora, innanzitutto la diagnosi di Semi sembra che l'ultima sia 4 settimane. Quindi, esatto, sì. Più o meno, bacio sinistro, si tratta di capire se sono 4 settimane e torna in campo, oppure 4 settimane e ricomincia. O le famose 3 settimane da raccontare di Fred Bongusto. Esatto. Allora, se sono 4 settimane per tornare in campo, non sono sicuro che la Virtus andrà a sostituirlo. Perché? Perché qui fra un po' ci sono tante partite, una dietro l'altra, sì, devi inserire un giocatore, non è semplice inserire. Ora che l'ha inserito, rientra Semi. C'è anche un altro discorso da fare, fare attenzione ai visti, perché non devi rischiare di andare, certo, fare come ha fatto Milano l'anno scorso, che si è trovato alla, sì, fine. Si è incasinato da sola. Esattamente. E poi, ragionevolmente, se la Virtus non arriva nelle prime 8, rischia di trovarsi a metà aprile fuori dalle 8, giocare solo in campionato con 10-11 stranieri. Sì, sì, sì. Cioè, e secondo me, un discorso che facevamo anche ieri sera con Stefano Michelini era che la Virtus semmai non deve aggiungere, ma deve fare un upgrade. Ecco, allora potrebbe aver senso. Hai risposto ai egregiamenti? Ma credi sia più un'occasione di mercato, oppure la Virtus che aspetta qualche mese per capire com'è questa squadra per poi arrivare? Se aspetti molto finisce la stagione, ricordo anche questo. No, hai ragione, magari manca un mese, poi ci può essere qualcosa come l'anno scorso, Şengün e Hackett, al di là dei motivi per la quale molto, sono molto qua. Particolare, esatto. L'anno scorso non c'è una risposta. No, è chiaro, non c'è una risposta, anche perché probabilmente è giusta la domanda. Certo, la domanda è corretta, però Scariolo, magari Scariolo e Ronci hanno già le idee chiare, stanno già, perché secondo me ci pensano sin dall'inizio eventualmente ad un rinforzo, ma ripeto, secondo me deve essere un upgrade e non un'aggiunta, perché se è semplicemente un'aggiunta, secondo me poi va a incasinare in qualche modo. Piri Numbers su Facebook, un'autorità ormai nel genere statistico legato alla pallacanestro. A proposito di Virtus, nasce e cresce in Virtus, adesso gioca Forlì. Ringraziamo il nostro amico Jack Bianchi, che so che ahimè gioca a calcetto con i Vorti, ma sono assolutamente conterranei. E Giulio Gazzotti, esterno del Miniere Forlì, prossimo avversario della Fortitudo, ed abbiamo scoperto anche tifosissimo del Bologna Calcio. Questa è una gran cosa. Giulio Gazzotti, regia. Ciao Stefano. Ciao. Ci troviamo con uno dei protagonisti della vittoria di 100 sul campo di Mantova. Abbiamo con noi Scott Ulaneo, alla quale diamo il benvenuto su Icaro TV. Siamo in compagnia di Giulio Gazzotti, ala dell'Unieuro Forlì, che domenica ha compiuto una vera e propria impresa vincendo a Udine. Però diamo il benvenuto su Icaro TV, appunto, il protagonista che abbiamo appena citato. Ciao e grazie di essere con noi. Ciao, buonasera. Partiamo proprio da qui. L'ottima vostra vittoria contro Udine, che aveva dei pezzi mancanti, ma questo non toglie il vostro successo e il vostro primato in classifica. È stata una vittoria molto importante su un campo difficile, storicamente difficile per la pallacanestro Forlì, perché se non sbaglio non vinceva da 25 anni. Udine, vabbè, aveva un giocatore infortunato, però si sa che loro vanno sempre in rotazione perché hanno un senior in più. Abbiamo giocato oggettivamente un'ottima partita, eseguita bene, e poi diciamo che siamo riusciti a contenere il loro rientro con i due americani loro, che sono stati assoluti protagonisti, però siamo comunque riusciti ad arginare il resto della squadra e ci ha portato la vittoria, insomma. 59 punti in due di Briscio e Cheryl, rispettivamente 29-30 da una parte, dall'altra, quella che riguarda da vicino Forlì, 5 giocatori in doppia cifra, e parliamo di Cinciarini con 19 punti, di Adrian con 16, di Radončić con 12, di Penna con 12 e 10 punti di Pollone. A completare il quadro, un punto per Benvenuti, che abbiamo avuto
la settimana scorsa ospite sulle nostre frequenze. 8 punti proprio di Giulio Gazzotti, 8 punti di Sanford e 6 per Valentini. Altro aspetto sono stati gli assist, 20 per Forlì e solamente 10 per Udine. Credi che questi siano due punti fondamentali per il vostro successo, oppure per analizzare il vostro trionfo utilizzeresti anche altri punti? Ma diciamo che in generale sono due punti abbastanza chiave, nel senso che noi sapevamo che Udine è una squadra molto profonda, con tanti giocatori esperti, con tante frecce al loro arco. Sapevamo anche che i due americani avrebbero diciamo cercato di prendere in mano la partita, perché venivano da una sconfitta dove non avevano esattamente brillato, e quindi ci eravamo preparati molto su quello che poteva essere cercare di arginare il più possibile, ecco, e di conseguenza noi in attacco cercare di muovere di più la palla, perché adesso che è arrivato anche Stanford abbiamo delle dinamiche diverse, bisogna entrare in ritmo, e quindi diciamo che i due punti che tu hai colto sono più o meno i motivi per la quale abbiamo vinto. Poi dopo in generale io premerei anche lo spirito nostro, che è stata una settimana con tre partite, siamo arrivati alla terza partita con Udine, diciamo la più importante fino a questo momento della stagione, e l'abbiamo affrontata con, ripeto, un grande spirito, quindi è un po' questo il segreto della nostra vittoria. Lo spirito che vi ha portato anche a centrare la qualificazione per la Coppa Italia, hai appunto citato di Sanford, come cambia la vostra fisionomia in campo con questo giocatore che è rientrato? Per quanto riguarda la qualificazione in Coppa Italia, ovviamente siamo molto contenti e orgogliosi, anche se la manifestazione che si giocherà molto più avanti, ci sono anche delle partite di qualificazione ulteriore, quindi diciamo che è un po' è lontano come obiettivo, anche se è stato raggiunto adesso. Con Stanford diciamo non è che cambia, diciamo che finalmente parte quello che doveva essere l'idea iniziale della squadra. Insomma, dopo il giocatore è arrivato, ha subito un infortunio, abbiamo deciso, la società ha deciso di farlo recuperare al meglio, di prendere un altro giocatore che è sicuramente un ottimo giocatore, che però non era nato nella gerarchia di squadra come doveva essere, che ci ha dato una grossissima mano, alla quale faccio un grosso in bocca al lupo, perché è un ottimo ragazzo, un ottimo professionista. Con Sanford diciamo le dinamiche sono più semplici, perché la squadra finalmente dà una linea ben precisa di come la squadra. Ovviamente lui ha iniziato a lavorare con noi da 10 giorni, quindi è ancora un po' indietro di condizione, però io sono sicuro che quando entrerà in condizione è un giocatore di alto livello, quindi questo si vede già anche nelle prime battute, insomma, quindi non può che darci una mano, ecco. Per concludere il girone di andata, ospiterete domenica alle 18 la Fortitudo Bologna, un derby per te, possiamo dirlo? Ma sì, però poi negli anni io ho giocato anche a Pesaro, quindi insomma diciamo che in generale della mia città natale mi porto dietro solo la fede calcistica. Poi dopo sicuramente affrontare la Fortitudo è bello, la Fortitudo è una squadra che in casa non ha mai perso, che ha qualche difficoltà in trasferta, ci speriamo che ci sia un palazzetto pieno che ci dia una mano, ma comunque è una squadra che ha dimostrato di poter vincere con tutti. Ecco. Intanto complimenti per la tua fede calcistica. Ti chiedo 3 squadre oltre a Forlì che ti preoccupano nel tuo girone. Ma devo essere sincero, quest'anno più degli anni scorsi è difficile ad oggi e dire quali sono le teste di serie, specialmente del nostro girone, perché è anche la stessa Cividale, che è una squadra che diciamo ai nastri di partenza era stata vista un po' come la squadra che doveva salvarsi, adesso lotta per un posto in Coppa Italia, dà l'idea di quello di com'è la difficoltà del nostro girone, ecco. Udine stessa adesso sta affrontando un momento di difficoltà, sicuramente insomma dalle voci che girano ricorrerà al mercato, quindi rimane secondo me la favorita numero uno del nostro girone. E poi ci sono squadre come noi, come Cento, come Pistoia, insomma, che siamo secondo me a un ottimo livello e che al contrario
magari di Udine, di Cantù o della Vanoli Cremona, dell'altro girone, che sono squadre sicuramente a livello di nomi più forti, cerchiamo di, ripeto, come ho detto prima, di creare un gruppo, uno spirito che possa portarci fino in fondo, ecco. Prima di salutarti e ringraziarti, il conduttore della trasmissione, Alberto Bortolotti, è un virtusino sfegatato e a ogni ospite gli fa questa domanda: se è più forte la Virtus Bologna o Milano? Tu sei un giocatore, hai giocato nelle giovanili bianconere, sei esperto, appassionato di basket, oltre che del Bologna, hai un'idea di chi è più forte tra queste due squadre? Allora, non ho un'idea di chi è più forte, posso dirti che da veder giocare mi piace più la Virtus, sinceramente, soprattutto in Europa, dove vabbè, adesso ha avuto un brutto arresto contro l'Olympiakos, però in generale è una squadra che mi diverte di più, ecco, da vedere giocare. Quindi spero che riesca a riprendersi e che riesca a riprendersi anche in Eurolega, cioè, no, diciamo soprattutto in Eurolega, perché il campionato poi ha perso una partita. Quindi. Perché è una squadra che mi piace il modo di fare di Scariolo, quindi spero che qualche amico l'ho mantenuto, quindi Tra spero che si riprenda anche in Eurolega perché è una squadra bella da vedere. poco è Natale, cosa chiederesti a Babbo Natale per la tua Forlì? Chiedo di continuare così e sperare di aver superato questo momento. Abbiamo avuto 3 settimane, insomma, con un infortunio dopo l'altro. Spero di poter affrontare gennaio tutti al completo, tutti, diciamo, nella stessa forma fisica per poter iniziare il giorno di ritorno abbastanza carichi fisicamente ed emotivamente. Sei stato perfetto, noi di Icaro TV ti ringraziamo e ringraziamo anche la società per averci dato la possibilità di parlare con te. In bocca al lupo, buon continuo di stagione, un abbraccio particolare dunque a Giulio Gazzotti, ala dell'Unieuro Forlì. Va bene, grazie Francesco, grazie a voi. Bene, intervista carina, interessante, con un bravo ragazzo che gioca anche bene a pallacanestro, che non è una cosa assolutamente sbagliata. Fra poco siamo con Simone Bellan per parlare di Ferrara, anzi ci scuseremo con lui perché siamo in leggero ritardo. Non so se la regia ci dice che Simone è già pronto. Ci siamo? Sì, Simone è pronto. Simone Bellan è uno dei protagonisti di una Ferrara che ha rimesso clamorosamente e positivamente in piedi la stagione, sei vinte, sei perse. Ho parlato con uno dei tuoi dirigenti, che è bolognesissimo, Gigi Terrieri, in questi giorni ed era piuttosto soddisfatto, anche lui abbiamo avuto ospite poche puntate fa. Buonasera Simone. Buonasera a tutti. Senti, ci racconti cosa è cambiato per fare risultati così in strisce positive? Ma guarda, poco fa nella trasmissione si parlava un po' di chimica di squadra. Sì, Secondo certo. me noi ti dico, non vorrei sbilanciarmi, però comunque a livello di gruppo siamo super. E secondo me quello fa tanto. Cioè, È in un vero. momento Sai così, è complicato vero. come quello che abbiamo avuto all'inizio stagione, avere un gruppo solido ha, secondo me, svoltato il periodo buio e ci ha fatto arrivare a questo punto a 6 vittorie, cosa che non so quanti pensassero, cioè, avrebbero scommesso su questo. Adesso puntiamo ad arrivare alla settima per la fine del girone di ritorno. Mi pare di assolutamente giusto. andata, scusate. No, certo, sì, stiamo parlando ovviamente del girone d'andata, anche perché siamo sotto Natale. E Ferrara è una delle poche squadre che questa sera non fa la cena natalizia. Raccontaci un Domani, segreto, quando la fate? no? Ma in realtà si parlava di farla la prossima settimana, però non so Ah, ancora una come sola che la fa la prossima capirà. Noi, settimana. Francesco e io, ci candidiamo per un pezzo di salame da sugo al cucchiaio, perché ce ne sono due varianti, rigorosamente dalla festa di Ferrara, se qualcuno ci volesse invitare. Sto scherzando, Francesco, cosa abbiamo quale curiosità ci può soddisfare, Simone? Allora, prima di mandare in onda la grafica, chiedo già scusa alla Hai regia ragione. e chiedo se può mettere in onda il canestro dello scorso lunedì proprio contro la Fortuna, perché Clives ha fatto un paniere all'ultimo secondo che ha regalato 2 punti alla Tassi Group, ma perché?
voglio partire da questo aspetto, perché secondo me ho tanta carica e tanta certezza a un gruppo che ne aveva bisogno. Non a caso anche Vero. domenica scorsa ha vinto nettamente e avrà la possibilità di continuare questa grande cavalcata anche contro Mantova domenica alle 18. Se non abbiamo il Vai, regia. video, C'è. adesso Eccolo. lo mandiamo più tardi. Eccolo qua. Eccolo qua il canestro. Tac. Purtroppo volevo beccare Alberto il canestro decisivo per la mia fortitudo. Invece ha fatto canestro Ferrara, però ho detto Veramente da casa sua l'ha fatto, da metà eh? Proprio da casa campo sua. non possiamo che non utilizzarlo, almeno così mi faccio regalare qualcosa da Lorenzo Montanari, ha detto stampa di Ferrara, ha fatto ovviamente il giro sui social, ma credo che questo canestro abbia dato tanta consapevolezza a una squadra che ha vinto anche contro Chiusi in trasferta 69-75. Allora, grazie alla regia, possiamo andare con i numeri di questa partita. 46 punti in due per lo stesso Clives e per Capitan Campani, 44% all'arco contro 33%. Per Ferrara, un altro aspetto che ho voluto mettere in risalto è che la Tassi Group ha vinto anche la lotta a rimbalzo 38 a 29. Abbiamo scelto come sempre tre punti. Ecco qua, grazie regia. Simone, concordi oppure avresti selezionato anche qualcos'altro? Allora, no. Allora, questi tre punti secondo me riassumono molto bene la partita. Considera anche che comunque noi siamo una delle squadre in classifica migliori per assist. E Una squadra questo, altruista in buona sostanza. Non sto esattamente, scherzando, non è una questo. battuta, sono serio, provo. No, ma davvero, cioè, quello che ti dicevo prima era appunto il fatto che essendo un bel gruppo, non, cioè, sappiamo già quali sono i nostri ruoli e se c'è da fare un passaggio in più lo si fa, non credo che nessuno giochi per il tabellino. Questa cosa, davvero, cioè, io mi diverto a giocare con questo gruppo ed è No, una cosa bellissima, non lo stai è. raccontando in modo, ti assicuro, assolutamente convincente, cioè anche il linguaggio del corpo parla chiaro, tu la pensi esattamente così, poi dopo uno che mi viene a vedere potrebbe essere d'accordo o no, ma se i numeri parlano a favore tuo, la tua tesi è incontrovertibile, cioè non si discute assolutamente. Francesco. Beh, in cosa state preparando la prossima partita contro Mantova, che è l'ultima del girone di Esatto. andata? E poi, dopo quella partita, possiamo anche fare le somme, perché è una squadra, l'abbiamo sempre detto, partita per salvarsi, però se trova quella chimica, quella chimia della quale parlavamo prima, ci si può togliere anche qualche soddisfazione maggiore, tralasciando la partita di giovedì 22 che chiude l'anno, che apre il girone di ritorno contro Udine. Cosa ti aspetti dal prossimo incontro? Giusto. L'ultima partita in Mi verrà casa, io saggiando c'ero con la come Fortitudo e ho visto un pubblico abbastanza caldo, ecco, che si sta ritornando ad avvicinare alla vostra squadra. Scusate, mi era saltata un attimo la connessione, ho perso una Tranquillo. parte della domanda. Vai pure sul tifo, perché secondo me è un grande pregio che state facendo grandi cose, perché il pubblico si sta riappassionando alla vostra Avete squadra. riconquistato un po' l'affetto della E gente, questo è poi, il se ci discorso. racconti un po' della prossima partita contro Mantova, che tipo di squadra ti aspetti? Allora, per quanto riguarda il pubblico, io sono molto contento perché a inizio stagione, allora io avevo giocato i playoff l'anno scorso con Piacenza contro appunto Ferrara e mi ricordavo un altro tipo di pubblico, un po' più caldo e a inizio stagione mi mancava un po' quello. Adesso lo sto un po' rivivendo, ma forse cioè, dovuto probabilmente anche per i risultati ottenuti sul campo. E di questo sono molto contento, anzi, cioè, se, sarebbe bello vedere anche altra gente che viene. E, invece, per quanto riguarda la partita di Mantova, sappiamo che non sarà una partita facile. Diciamo che noi siamo anche molto bravi a incasinarci, e basta vedere la sconfitta a San Severo e la sconfitta con Nardò, che entrambe le partite sembravano già chiuse, eravamo a più 6-7 punti e alla fine, dopo un overtime, con San Severo addirittura non è servito, scusa, con Nardò addirittura non è servito, siamo riusciti a perderla. Con Mantova sarà sicuramente una partita punto a punto, sarà una partita dove veramente la deciderà qualche episodio. Io spero davvero di riuscire, come ho detto in precedenza, a chiudere il girone di andata con 7 vittorie.
Poi comunque si sa, la palla è rotonda e può succedere di tutto. E dice il nostro amico, la palla rotonda è l'assegno circolare, solitamente, diciamo, Sì. è una battuta che vale come le altre. Simone, noi ti facciamo un in bocca al lupo di cuore, ringraziamo te e la tua società per averci dato questa serata. Mi raccomando, se sai che nel menù della festa natalizia c'è il salame al cucchiaio, un SMS a Francesco che raccatti anche me, questo povero anziano, noi vi raggiungiamo Mando volentieri. l'indirizzo. Tanto Va la strada la sappiamo. Grazie bene? di essere stato con Ciao noi. Grazie Simone, buona a serata. voi, buona serata. Regia, proporrei di fare un po' di immagini fortitudo e un po' di commento tecnico e societario, perché è una cosa da dire anch'io, e poi una piccola pausa pubblicitaria in attesa di mandare Scott Ulanio, che era andato prima un secondo, ma lo rivedremo, è un pilastro di 100, di un 100 in testa alla classifica, e poi dedicarci con l'assistant coach Zambelli a Rimini, prima delle mie temutissime via di stata. Dottore, vi segnalo che come giocatore più brutto, meno performante della giornata, c'è un virtusino. È giusto che un Ed virtusino è anche nomini. facilmente intuibile, Esatto, visto l'ultimo purtroppo c'è un weekend. virtusino che è un passato in NBA che insomma ha fatto particolarmente male contro Scafati, il che gli può succedere come ha fatto benissimo in tanti altri momenti della sua carriera. Allora, voglio dire una cosa io prima di parlare di tecnica, ma quando la regia vuole ci sono le immagini di fortuna con il contenuto numero 5 che possiamo andare. Eccole qua, fatte immagino da Francesco Domenico. Post vittoria con Pistoia. Io ho un ricordo molto preciso dell'agente Riccardo Sbezzi. Oggi ho letto che Sbezzi ha un ruolo di consulente in fortitudo e faccio una considerazione e una domanda. Parto dalla domanda. Se Sbezzi è un consulente, quindi presumo si occupa di mercato, Marco Carretto, che ruolo ha in fortitudo, visto che di fortitudo mi risulta essere ancora un dipendente? Questa è la prima domanda. La seconda domanda che dico è che Sbezzi, anche in Virtus, quando aveva Gentile Aradori, insomma, non è un tipo facile, è un tipo di assoluto livello professionale per il suo mestiere, questo va riconosciuto. Diciamo, veniva paragonato ad agenti calcistici molto potenti per la potenza che ha Riccardo Sbezzi. Al di là del fatto di simpatia e antipatia che non c'entrano assolutamente niente, io non credo che una buona società abbia come suo futuro l'affidarsi a ruoli interni per gli agenti dei giocatori. È comunque sbagliato. Poi se uno mi obietta, giustamente, potrebbe chiamare Muratori e dirmi: guarda che avevamo delle cose da sistemare, insomma, capisci anche tu che o la sistemi continuando a tirare fuori dei soldi per il passato oppure fai anche così. Ecco, non sono queste strade tortuose e impervie, secondo me, il modo migliore per la gestione. Detto che va riconosciuto, come ha dichiarato Muratori oggi al collega Selleri sul Carlino, che la Fortitudo ha fatto 800.000 sforzi per rimettersi in carreggiata e mi pare che si stia gestendo complessivamente anche bene. Chi si aspettava che le cose andassero meglio in classifica, secondo me, non ha molto presente come è fatta la 2 e quale difficoltà abbia avuto la F nel ricrearsi a luglio, che sono state difficoltà quasi insormontabili. Su questo Muratori ha perfettamente ragione. Sullo Sbezia in società io non sono d'accordo, poi diranno ma lasci che parli quel vecchio Bacucco e io continuerò a parlare regolarmente. Prego Francesco, invece Mi sospendi dissocio ovviamente su tutto quello che hai su detto, tutto, certo. però ti dico che Muratori sicuramente è stato molto bravo quest'estate nel ricreare, insieme ad altre persone, una nuova società. Dal punto di vista mentale, dal punto di vista di affidarsi a un allenatore che è fortitudino al 200%, fino al Certo. midollo, che ha ricreato anche quell'amore per una squadra, la Fortitudo, che è sempre stato immenso da parte dei tifosi. Non a caso il palazzetto non è mai sold out, ma ci arriva veramente vicino. E quindi Carraretto, Dal Monte di Pisa e tutto lo staff legato alla Fortitudo sta sviluppando un ottimo lavoro anche dal punto di vista dei risultati della classifica. Poi purtroppo in trasferta le cose non vanno per il verso giusto, è arrivato solamente una vittoria, ma in casa siamo, e dico siamo, 6 su 6. Dal Monte ha fatto un ottimo lavoro quest'estate comprando diversi giocatori, accaparrandosi quello che era rimasto dal mercato e sta facendo un ottimo lavoro. È logico che manca ancora qualcosa, quel centesimo per fare l'euro. Perché ti dico questo? Perché Davis è sì tornato contro Ferrara, ma
non sta dando quello che ci si aspettava a inizio stagione. Sotto canestro la Fortudo soffre, anche Paci, solamente per lui 3 minuti nel pomeriggio di domenica, sta faticando. Biordi non viene praticamente mai impiegato. Cucci viene spostato da 5, al contrario di Italiano che invece da 3 passa a 4. Si chiude sempre così la partita con Davis che è in ripresa, ma una ripresa molto molto a rilento, lo ha dichiarato senza nascondersi anche Luca Dal Monte. Chi invece va bene è a Radori, 15 punti in 28 minuti, doppia doppia con anche 10 rimbalzi contro Pistoia. Abbiamo già citato Italiano, altra garanzia per questa squadra, 12 punti in 26 minuti. Chi invece è in netta ripresa è Thornton, dopo diverse prestazioni negative. Contro Ferrara è stato forse uno dei pochi che ha portato la sufficienza a casa con 29 punti. Anche domenica 13 punti, soprattutto nella parte più importante della partita, ovvero nel finale in 35 minuti. Panni, a proposito di ex Ferrara, sta dando un piccolo contributo. Mi aspetto ancora qualcosa da un giocatore così esperto come lui, ma sta andando il proprio apporto. 5 punti in 17 minuti. Cucci 10 punti in 21 minuti. Secondo me, con Forlì nella prossima partita in trasferta, lui sarà l'ago della bilancia per il gioco di Forlì e per la sofferenza che ha sotto canestro la Fortitudo. A proposito di sotto canestro, c'è Barbante, per quello non l'ho citato prima, Alberto, che è la piacevole sorpresa È vero, di questa Fortitudo. bellissimo. È un giocatore giovane e alto, forse fisicamente deve ancora robustirsi, però ha delle leve e ha tanto di quel sacrificio che è uno degli idoli della Fossa dei Leoni, il tifo della Fortitudo. E ho avuto, diciamo, diversi riscontri per il numero 10 bianco-blu. E poi c'è il capitano Matteo Fantinelli, che è una garanzia. Forse ha sbagliato solamente una partita, quella con Ferrara, dove è stato allontanato dal campo a causa anche di un battibecco con Smith, ma nel complesso la Fortitudo ha vinto una partita importante 75-67 contro Pistoia. Prima di ridarti la parola, ti dico che dall'altra parte Copland 12 punti e anche Varnado 6 punti. I due stranieri di Pistoia hanno faticato, non sono arrivati, diciamo, alle loro medie abituali. Del Chiaro 12 punti, 22 punti per Wattol, 11 per Pollone, sono stati gli altri, diciamo, che hanno messo in seria difficoltà la Fortitudo, che comunque, secondo me, ha portato a casa un ottimo risultato. Tra le mura amiche è un aspetto, in trasferta invece è un altro. Si chiude il girone di Ci vuole andata anche della contro pazienza. Francesco, Forlì ed è una partita complicata. ti assicuro, ci vuole della pazienza. Mi sembra che il pubblico la stia mostrando perché più a porto di così, sinceramente, non si può Sì, una dare. cosa, non Sì. andiamo in Coppa Italia, però sono d'accordo con quello che dici, la Fortitudo secondo me si vedrà più avanti, ecco, siamo ancora in una fase di rodaggio, poi È l'obiettivo è andare ai presto. playoff e Obiettivo. secondo me Cioè, con questo passo l'obiettivo verrà ci si centrato. può andare. Allora, non so, regia, se il nostro amico assistant coach di RBR sia già pronto, perché nel caso in cui fosse Zambelli non ce n'è ancora. Mandiamo il contenuto, che è quell'intervista a Scott Ulaneo, di cui abbiamo visto un pezzettino prima, e lo celebriamo come uno, obiettivamente, abbiamo messo anche nel quintetto ideale, dei migliori giocatori di 100 in questo momento, 100, ricordo, in testa alla classifica, io in A2, scusate, tifo 100. Il paese è la città della mia mamma, non posso far altro. Prego. Ci troviamo con uno dei protagonisti della vittoria di 100 sul campo di Mantova. Abbiamo con noi Scott Ulaneo, alla quale diamo il benvenuto su Icaro TV. Ciao, grazie di essere con noi. Ciao, ciao a tutti, grazie a voi. Partiamo allora dall'ottima vittoria di domenica contro la Staff Mantova per 66-81. Ti chiedo innanzitutto un commento tuo e poi vediamo in grafica quali, secondo la nostra redazione, sono stati i punti cardine dell'ottima vostra vittoria. Beh, diciamo che siamo stati bravi a difenderci dall'inizio. È stata una partita che volevamo vincere a tutti i costi per finire la settimana 3 su 3, quindi in modo perfetto. E niente, siamo stati bravi a limitare, diciamo, i loro giocatori più pericolosi e il loro americano in particolare, siamo stati bravi. So che avete una dedica particolare per un vostro compagno. Assolutamente sì, questa poi era dedicata soprattutto a Federico, che ovviamente è successo una cosa molto sfortunata, ma che lui continuerà a farsi sentire parte del gruppo, e questa la dedichiamo soprattutto a lui, che
che ci teneva molto, insomma, starci. Il nostro abbraccio ovviamente a Federico Zampini, come giustamente avete fatto voi, un ragazzo dalle ottime qualità, ma che purtroppo è ricaduto in un infortunio così tanto pesante come la rottura del ginocchio. Ora cerchiamo di tornare a sorridere con le nostre statistiche della partita contro Mantova. Abbiamo scelto 2 punti questa volta, perché nei 2 quarti centrali 100 ha battuto Mantova, 43 a 28. E poi ovviamente se andiamo a vedere il tabellino che è fatto dai 14 punti di Capitan Tomassini, dai 4 di Moreno, dai 2 di Toscano, dai 6 di Berti, dai 2 di Cuba, dai 13 proprio di Scott Ulaneo, non ho citato due giocatori che in due hanno realizzato 40 punti, Arci e Marx. Ecco, io ho evidenziato questi due elementi come punti importanti per la vostra vittoria. Ce ne sono anche altri, se sei d'accordo, e cosa effettivamente avresti messo te al mio posto per elencare una vittoria come quella di domenica scorsa? No, sono pienamente d'accordo. Siamo stati bravi. Siamo una squadra che ognuno può lasciare, diciamo, il suo segno sulla partita. Poi abbiamo Arci e Derrick e Capitan Tom, che, diciamo, sono sempre un punto di riferimento, soprattutto, diciamo, dal punto di vista offensivo. Ma siamo stati bravi nell'insieme, diciamo, tutti quanti hanno fatto il loro. Siamo partiti da questa vittoria, però dovevamo forse iniziare la nostra chiacchierata con la vostra qualificazione in Coppa Italia, che credo sia una cosa veramente storica. Veramente storia, sì, è la prima volta che ne faccio parte io, anche se ne ho fatto solamente una di stagione prima di questa in A2, ma so che è anche la prima volta che ci rientra 100, quindi è un onore e non vediamo l'ora di andare avanti pure in quella competizione. Prima di parlare di te come giocatore, magari ci racconterai qualche tuo aneddoto di carriera e quali sono i tuoi obiettivi oltre questa stagione. Però l'ultima domanda che ti faccio sulla Tramek: domenica si conclude il girone di andata contro Chieti in casa. Ti chiedo cosa ti aspetti da questa partita. È una partita che appunto abbiamo messo 3 vittorie sotto la cintura, che adesso dobbiamo continuare a vincere, prendere di nuovo, trovare il nostro ritmo come abbiamo fatto all'inizio stagione. E, è una partita che sarà importante perché appunto ci può dare questo senso di ritmo e ritrovarci, ci possiamo ritrovare subito dove abbiamo lasciato prima. Quindi è una vittoria che dobbiamo vincere. Torneremo a giocare in casa, quindi il pubblico sarà sicuramente importante come lo è sempre, e sarà un'atmosfera sicuramente fantastica come al solito, quindi non possiamo perdere davanti ai nostri tifosi. E per concludere l'anno andrete al Paladozza giovedì 22 dicembre contro la Fortitudo. Ti chiedo come hai visto questa squadra. È logico, l'avete affrontata diverso tempo fa e effettivamente se la inserisci nelle 3-4 squadre più forti di questo girone rosso. Guarda, sicuramente la Fortitudo è una buona squadra, un'ottima squadra. È stato bello giocarci subito la prima partita. A proposito, parlando di atmosfere bellissime in cui giocare al Paladozzo non è mai facile, soprattutto perché anche loro hanno un grande tifo, c'è una grande storia come c'è a 100 per il basket a Bologna, e quindi sarà una partita molto, molto difficile, diciamo, giocando lì in casa loro, ma sono sicuro che questo gruppo può fare di tutto, può vincere, come abbiamo dimostrato, può vincere con chiunque e ovunque. Qual è la squadra oltre a 100 più forte secondo te del vostro girone? Se ce n'è una, me ne puoi elencare anche altre tranquillamente, anche perché la classifica dice che non c'è una forza vera e propria, ma ce ne sono diverse, tra cui 100. Esatto, no, questo è un campionato con squadre che si vede che magari a inizio stagione sembrano essere delle favorite, che adesso magari stanno facendo un po' più di fatica, vedi Udine. Quindi è un campionato molto equilibrato. Ti direi oltre a 100, ti direi forse Pistoia. Pistoia è una squadra che non molla, una squadra che difende molto. E appunto, come abbiamo visto proprio in casa nostra, è una squadra che fino alla fine non molla e può rendere veramente difficile qualsiasi partita. Hai citato Udine, ti faccio una domanda di mercato.
anche se effettivamente non sei la persona adatta alla quale chiedere questa cosa, però è una notizia dell'ultimo secondo. Pare che Udine sia molto vicina ad Alessandro Gentile. Che colpo sarebbe per la categoria? Alessandro sarebbe un ottimo innesto in questo campionato. Io l'ho conosciuto per poco, diciamo a Brindisi, eravamo compagni di squadra per poco, oltre ad essere un'ottima persona. Sicuramente gli auguro il meglio perché ha avuto molte difficoltà, diciamo, anche quest'estate e tutto quanto, ma penso che può essere un giocatore che può fare la differenza sicuramente in A2. Insieme a Gaspardo Furi, che è un altro mio ex compagno di squadra, insieme possono essere un problema, diciamo. Ora arriviamo alla tua carriera, se ci parli un po' di te, come hai iniziato ad avvicinarti al basket e quali sono i tuoi obiettivi futuri. Sì, guarda, io ho cominciato a giocare non prestissimo, come tutti gli italiani penso imparato a camminare e appena dopo mi è stata tirata davanti un pallone, diciamo, quindi ho cominciato anche io con il calcio, come la maggior parte degli italiani, e ho cominciato a giocare a 9 anni, seriamente, iniziato a prendere seriamente e diciamo ho fatto un percorso un po' diverso dai miei coetanei. Sono andato a giocare in America al college, appunto, e sono tornato solo 2 anni fa a giocare qua in Italia. E diciamo che i miei obiettivi sono sicuramente di andare più avanti possibile, andare più lontano che posso e giocare. Il mio sogno da sempre è giocare in Eurolega. Ecco, a proposito di Eurolega, prima di salutarti e ringraziarti, immagino tu la stia seguendo, due considerazioni su momenti particolari di Virtus e Milano. Milano arriva da 8 sconfitte consecutive in questo massimo campionato europeo, mentre la Segafredo, oltre a una serie di KO 4 di fila, ha perso per la prima volta in questa stagione anche in campionato, tra l'altro in casa con Scafati. Ti chiedo, da giocatore, cosa serve per risollevare l'atmosfera? Da giocatore comunque valido come te, perché stai dimostrando il tuo valore, nonostante la tua giovane età, in Serie A2 in una squadra top come 100. Beh, diciamo, dovranno sicuramente ripartire dai loro leader, quelli che sono, e saranno loro, diciamo, a dover fare uno sforzo in più sia in allenamento che nello spogliatoio, per ridare, diciamo, un po' di confidence, un po' di per far ritrovare, insomma, la squadra e farla tornare a dove era quando vinceva, quando faceva bene. E secondo me sarà quella una parte fondamentale, ripartire dai leader. Ultimo quesito che ti poniamo, sei cresciuto con un idolo particolare? Chi è il tuo modello, sostanzialmente? Ah, io ho cominciato a giocare per Kobe Bryant, era lui, diciamo, proprio il mio modello. E poi, diciamo, crescendo un po' di più e conoscendo più il basket, ho altri modelli un po' più specifici, diciamo, al mio ruolo. Per esempio, mi è sempre piaciuto Parintesis, crescendo. In NBA Lamar Odom, giocatori un po' così, Chris Webber, dei giocatori un po' non quelli che ti aspetteresti, i soliti LeBron James, beh, poi Kevin Durant sicuramente è il mio giocatore preferito. Però, diciamo, questi qua erano un po' i miei modelli, i miei role models, come si dice in America. Grazie dunque a Scott Ulaneo, centro di un'ottima Tramec 100, benedetto 14esimo, alla quale auguriamo un buon proseguio di stagione. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a Francesco Livorti per questa intervista. Scott Ulaneo della Tramec 100, capolista assieme a Forlì e a Pistoia di questa A2 nel girone nostro rosso. Allora, io do la buonasera e ringraziamento per averci aspettato un po' tardi a Mauro Zambelli e a tutti i tifosi dell'RBR. Buonasera, coach. Eccoci. Non ti sentiamo però. Devi, secondo me, cliccare un bottoncino. Pronto? Prova a Prova. dire. Ci sei? Sì, ok. Ci sono? Sì, molto bene. Buonasera Buonasera a coach. tutti. Senti, Milano ha appena perso la nona volta consecutiva in 71-77 contro Maccabi. Eurolega. Prima di parlare di Rimini, dici qualcosa di Messina. No, sto scherzando. Cioè, non so No, se hai visto la non mi partita. Noi no, permetto di. ovviamente, perché eravamo in diretta, quindi torno un attimo serio. Non mi permetto di dare consigli a un'organizzazione di quel No, livello. certo. Faccio solo tifo per il Bayern Monaco che ha appena perso di poco con Real Madrid, dove milita il mio amico Adriano Vertemati.
Noi abbiamo un'amicizia e l'abbiamo avuto ospite alla terza o quarta puntata con Daniele Baiesi, che è il general manager, è bolognese ed è stato anche nostro collega a inizio carriera. Allora, senti, ci spieghi il momento, niente male direi, di Rimini. C'è una motivazione particolare? Ma diciamo che l'innesto di Landi ha cambiato un po' la tipologia di gioco, la gestione degli spazi, abbiamo aggiunto un tiratore con ampio raggio nella posizione di 4 ad alternare con Masciadri, quindi c'è più spazio anche per le guardie nell'attaccare l'area. Di certo a questo si è coniugato il fatto che nella seconda parte del calendario si concentravano gli incontri contro le squadre simili al nostro Del vostro livello. livello, certo. No, ma questo ce l'aveva detto sicuramente più di un ospite, vero Francesco, di Rimini, ci aveva detto esattamente, ha fatto la stessa, ha rilevato lo stesso aspetto che giustamente portate a conoscenza, perché voi giocate dichiaratamente per ottenere la salvezza, questo l'avete detto tutti ed è un obiettivo realistico, che vi fa onore, assolutamente. A questo punto l'organico è pieno, nel senso, avete raggiunto rispetto al budget, alle vostre esigenze, una certa completezza. Ma diciamo che noi allenatori siamo molto concentrati sull'allenare i ragazzi a disposizione, il Certo. roster, soprattutto per essere una neopromossa, il roster che ci è stato offerto è profondo, era profondo anche dall'inizio della stagione. Ricordiamo che nell'ultima gara con Ravenna, per la prima volta non ha trovato spazio Alessandro Scarponi, che è un 2004 molto interessante, Sì. che si è reso protagonista anche di spezzoni di partita già di alto livello, malgrado sia un rookie. Quindi siamo molto soddisfatti della composizione della nostra squadra. Pensiamo di avere risorse in tante posizioni del roster. Vogliamo essere pronti adesso, dopo l'ultima partita del girone d'andata con Pistoia, per incontrare di nuovo le squadre di vertice e vedere se siamo competitivi. Ecco, Zabelli, piccola storia personale, poi passo la parola a Francesco. Lombardo sicuro, diciamo anche per il riconoscimento a Vertemati e per il modo di parlare. Di dove esattamente? Di quale parte della floridissima, dal punto di vista cestistico, Lombardia? Allora, io sono della provincia di Bergamo, dal 2010 al 2021 ho allenato a Treviglio, ho lavorato anche con le giovanili, con la Blu Arobica Bergamo e niente, l'anno scorso mi sono spostato per la prima volta e sono stato assistente a Ravenna e quest'anno a Rimini. Molto bene. Francesco? Quindi per te è stato un derby particolare e ha vinto il tuo presente rispetto al tuo passato. Facciamo un recap allora, facciamo un tuffo nel passato. 82-72 proprio contro la Rasi Ravenna, può partire la grafica, quindi grazie regia, abbiamo scelto due punti, anche se poi ce ne sarebbero stati tanti altri. Quattro giocatori in doppia cifra per Rimini, solo tre per Ravenna, e tra qualche istante svederemo anche i dati statistici molto importanti sotto questo profilo, 31 rimbalzi e 22 a favore dell'RBR. Oltre a questo ovviamente è il quarto-quarto che voi avete dominato 21-10, gli altri parziali invece erano stati più o meno equilibrati, 25-22, 17-23, 19-17. I primi tre quarti. Dicevamo i giocatori che sono andati a referto hanno fatto grandissime cose. Masciadri 18 punti, Ogbeide 14, Johnson 20 e poi abbiamo ancora Melluzzi con 4 punti di Bedetti, 5 di Landi, a proposito di giocatore che apre molto gli spazi, i 2 di Dalmeida, i 3 di Anumba e i 5 del nostro amico Tassinari. Dall'altra parte invece Musso 20 punti, il solito. Oserei dire Bernardo Musso, 10 punti per Federico Bonaccini e 21 punti per Anthony. Gli altri hanno faticato, a partire anche da Lewis, 6 punti. Questo grazie, secondo me, anche al vostro piano partita. Un calendario, come dicevamo prima, complicato, un calendario che comunque vi sta sorridendo rispetto alle ultime due vostre partite, due vostri successi, quello di Ravenna e quello anche in trasferta contro Nardò. Forse avete un po' di rammarico per la sconfitta del 4 dicembre con Cividale per 70-72, non tanto dal punto di vista di una sconfitta contro una squadra rivelazione, forse la È squadra vero, rivelazione del campionato, ma per come è arrivata. Sei d'accordo con quello che dico oppure sto dicendo una sciocchezza? No, è vero. La seconda? No, assolutamente. scherzo. Sono Prego, prego. d'accordo perché abbiamo giocato 37 minuti di altissima qualità.
Abbiamo avuto a 3 minuti dalla fine la possibilità di schiacciare con Anumba il più 9. Dopo quell'errore c'è stata, anche ovviamente per grande merito degli avversari, una rimonta guidata da Clark, una serie di piccoli errori nostri difensivi che poi abbiamo analizzato. Cividale è stata molto brava a punire ogni volta, ha vinto con merito. Un piccolo rammarico perché con quella vittoria saremmo a 5 vittorie di fila, ma ripeto, c'è grande merito degli avversari che non solo nella gara contro di noi hanno dimostrato che la classifica non è un caso. Un piccolo sguardo al girone delle tue Lombarde, Cantù, Cremona e adesso anche Treviglio, perché devo dire che dell'arrivo di Alessandro Finelli indubbiamente il ritmo è stato ed è tuttora, mi pare, piuttosto interessante. Sono un po' più forti delle più forti del tuo girone? Allora, questo non lo posso dire, posso però dire così da esterno, io sono molto concentrato sul mio girone, ma mi sembra che nel girone verde ci sia un pochino più di disparità tra le prime della Ok, graduatoria può essere, rispetto alle ultime, assolutamente. mentre il nostro girone è caratterizzato da grande equilibrio, da risultati incerti e anche per dire una squadra come Chiaro. Ravenna, pur non avendo colto vittorie, ha portato al supplementare 100, arrivata all'ultimo minuto a giocarsi punto a punto con Udine, dimostrando che poi nei singoli 40 minuti non c'è tutta questa differenza di valori. Coach, noi dobbiamo salutarti perché abbiamo fatto un po' tardi, ma ci auguriamo di ritrovarti e ci fa piacere Volentieri. veramente, anche se qui ci dobbiamo interessare di tutta la regione, trovare una Rimini, che vince le partite, che ha rimesso a posto la classifica, che fa il suo lavoro bene come state facendo. Davvero un complimento di cuore e una buona Grazie serata. mille. Estendilo A ovviamente voi. a tutta la truppa. Grazie, buonanotte. Sicuramente, grazie. Allora, caro Francesco, adesso noi dobbiamo andare a svelare chi ho messo in fondo alla graduatoria. C'è un quintetto, diciamo, ideale, è un protagonista negativo. Il protagonista negativo è Marco Bellinelli, perché Marco Bellinelli ha fatto una partita dal punto di vista del tiro, che è la sua arma storicamente migliore e devastante quando è in forma, dal punto di vista del tiro, orribile la partita di Marco Bellinelli. Penso che si possa veramente definire così. E se andiamo invece a vedere i 5, poi dopo li commentiamo tutti perché le statistiche le ha molto più in mente Francesco di quanto non le abbia io. Se andiamo a vedere anche gli handsome, cioè i belli, i bravi soprattutto, eccoli qua. Beh, intanto ho ristabilito in un ruolo che mi piace di più Lollo Penna, perché secondo me ha fatto girare la squadra veramente benissimo nella vittoria dell'Unieuro. Poi Pietro Radori, se non sbaglio, 10 rimbalzi, magari non ha tirato benissimo da 2, vado a memoria. Però ha tirato bene da 3, Ulanio l'abbiamo sentito, Campani e Machad sono un po', come posso dire, abituali occupanti dei piani buoni, specialmente nel settore vicino a canestro, no? Sono d'accordo, partirei dalla grafica precedente, da Marco Beinelli, perché senza dubbio, purtroppo per te e per gli amici bianconeri, il peggiore Capita, eh. di questo turno di campionato. In 21 minuti, 0 punti con 0 su 6 al tiro, tutti della lunga distanza. Ha chiuso con un meno 6 di valutazione, c'è un attenuante, non stava benissimo, non a caso aveva dato forfè per la trasferta con l'Olympiakos causa febbre. Per quello che riguarda invece le note positive di questo fine settimana, Penna ha dato un'importante mano in cabina di Sì. regia contro Udine e secondo me la Fortitudo dovrà stare molto attenta a lui e a Valentini che stanno dominando dal mio punto di vista il girone rosso per quello che riguarda la cabina di chi porta palla. A Radori ormai è una certezza in queste nostre statistiche, 15 punti e 10 rimbalzi. Abbiamo detto soprattutto lui è stato importante nel primo tempo perché nella ripresa ha dato spazio soprattutto ad altri giocatori che stavano prendendo piede. Mi viene in mente Thornton, per l'esempio di prima, Vero, che nel primo tempo ha faticato e poi è venuto fuori. Ecco, Radori ha saputo leggere anche il momento della sua partita e il momento della partita di Thornton. Ulaneo, 13 punti per lui, grande centro, piacevole scoperta
Ha giocato, ne abbiamo parlato proprio con lui, a Brindisi, poi ha fatto gli ultimi mesi della passata stagione all'Eurobasket Roma, adesso è una certezza di 100, 100 che purtroppo è sfortunata, ha delle pedine ancora che mancano, mi viene in mente Federico Zampini, alla quale va, ripeto, il nostro abbraccio. Terzo Certo, infortunio pesante in grande, sì. Sì, 4 stagioni, ma comunque una certezza di 100 ulane, una 100 che ricordiamo ha conquistato la Coppa Italia. Per quello che riguarda gli ultimi due, Masciadri, abbiamo citato poc'anzi proprio con l'assistente coach della Riviera Banca Basket Rimini, quanto è stato importante il suo apporto in questa partita, ma soprattutto quanto è importante un giocatore esperto per una squadra che vuole salvarsi come Masciadri. Dall'altra parte c'è Campani, 23 punti per lui, è un leader in campo. Io ho avuto il piacere di vederlo giocare dal vivo contro la Fortitudo, purtroppo mi ha fatto male perché ha dominato non dal punto di vista di quanti punti ha fatto, ma dalla leadership che lui metteva in campo e la tranquillità con la quale spiegava ai suoi compagni determinate azioni di gioco. Quindi sono completamente d'accordo con questi 5 giocatori e con i peggiori in campo. bene, ci ritroveremo anche su questo la prossima settimana. C'è un ulteriore servizio su Peterson, è Ti volevo vero? fare una domanda, perché Prego. io ne ho parlato con È molto complessa? Scott. No, ci credi a gentile Udine? Perché avevamo capito che poteva anche approdare in diverse società di Serie A, ma poi l'interessamento di queste squadre è andato a svanire e è Guarda, ci uscita questa crederei notizia, gentile Udine. se fossimo sicuri, e non credo che succederà, che venga esonerato Matteo Bonincioli, che magari fra qualche puntata risentiremo perché abbiamo già avuto ospite, se non era la terza puntata. Io non ci credo perché penso che ci siano già abbastanza giocatori di personalità a Udine, e lo disse Matteo quando fu collegato con noi. Poi le cose effettivamente possono andare meglio, ma siamo anche per Udine in una fase ancora assolutamente preliminare. Questa due ha tagliole finali gigantesche, ma adesso permette qualche battuta d'arresto, non ci sono squadre fuori. Io credo che Gentile, sinceramente, o va molto lontano dall'Italia, o qui un grande spazio faccio fatica ad averlo. Poi dopo mi sta ascoltando Svezzi, che mi tirerà un accidente dietro, io lo Due, dopo quello che hai detto prima. proverò a dribblarlo. Cosa vuoi che sia? Ma non ce l'ho con nessuno. Però onestamente, insomma, ripeto, io in quel momento ero un po' più addentro le questioni virtusine di quanto sinceramente non sia adesso, e diciamo che si poteva anche scegliere meglio, ecco, mettiamola così. Ti saluto Sì? dicendo un po' i prossimi impegni delle Certo. squadre Milano Magnole per il prossimo weekend, detto che poi la Virtus e Reggio giocano in questi giorni in Coppa, ma per il prossimo fine settimana la Segafredo giocherà a Brescia domenica alle 19, per quello che riguarda Reggio Emilia in casa contro Venezia allo stesso orario, cioè alle 7 di sera. Per quello che concerne invece la Serie A2, 100 Chieti, Cividale chiusi, Forlì Fortitudo, Pistoia Rimini, Ferrara Mantova, Nardò Udine e Ravenna Sansevero. Ricordo che questa è l'ultima giornata del girone di andata. Mi gioco uno spiedino, calamari e gamberi, che Rimini sbanca il Pala Carrara a Pistoia. Buonanotte da Basket On Air, grazie alla regia di Roberto, grazie a Francesco A Livorti, voi. grazie a Piri Numbers che è stato con noi e tutti i collegati, da Crovetti in giù fino a Simone Bellan, a Mauro Zambelli e alle due interviste che ha fatto Francesco, cioè Giulio Gazzotti e Scott Ulaneo. Martedì prossimo saremo ancora con voi per l'ultima puntata del 2022. Avremo uno specialino anche sulla presentazione di Peterson. Per i bolognesi, per chi ci vuole essere, il 20 alle 18 in Sala Borsa, la mia Virtus, Dan Peterson, edito da Minerva, il contributo, diciamo, editoriale della casa madre Virtus, che si chiama Società Educazione Fisica, è un ente morale fondato nel 1871, avete capito bene, 1871, di cui sono orgogliosamente dirigente da almeno una trentina d'anni. Buonanotte a tutti.